La nostra città e quindi la possibilità di essere candidati come capitale europea dello sport, non valutandola come ogni altra città. Certamente Napoli ha tanti impianti sportivi che però sono stati trascurati per troppi anni e che da 2 anni a questa parte invece stiamo iniziando a curare, mettendo in bilancio fondi importanti a carico del bilancio del Comune di Napoli, per gli impianti sportivi, cosa che non era mai stata fatta fino ad ora. Ci stiamo lavorando attraverso la sinergia, con tutte le federazioni sportive, in particolar modo, ecco, con la Federazione Nuoto, Nazionale Nuoto, che ci aiuterà, a gestire, con la quale gestiremo, ecco, in condivisione, i nostri impianti natatori, oggetto tra l'altro anche di importanti attività di ristrutturazione. Lo stiamo facendo, vincendo i due progetti del PNRR Sport, ed è con grande orgoglio davvero che nelle condizioni in cui il Comune di Napoli si trovava nel momento in cui ha dovuto partecipare a questo finanziamento, evidentemente, o meglio al progetto per il finanziamento, davvero con grande orgoglio ringrazio, ecco, tutti coloro che ci hanno lavorato, perché soltanto Napoli, insieme a Milano e Bari, hanno vinto entrambi i progetti, hanno visti finanziati entrambi i progetti senza alcun tipo di riserva, quindi veramente senza errori, e ringrazio quindi tutti coloro che hanno lavorato a questo. E sono qui quindi a dire, ecco, benissimo tutto il cammino che abbiamo fatto. In questo anno in cui abbiamo lavorato per la candidatura, abbiamo semplicemente cercato di indirizzare quelle che erano energie già presenti sul territorio, e soprattutto abbiamo cercato di creare una sinergia che fino ad oggi evidentemente non c'era mai stata tra tutte le istituzioni locali, insieme unitamente anche naturalmente al governo, e unitamente a tutte quelle che sono le realtà private e pubbliche esistenti sul territorio, che si occupano, esistenti in Italia, che si occupano di sport. Siamo stati fortunati perché abbiamo lo sport in Costituzione, e sono certa che questo sia davvero il primo passo di una nuova stagione per lo sport, perché lo sport finalmente credo che stia cominciando ad essere messo al centro di quelle che sono le politiche sociali del nostro paese. Sappiamo, e credo, sono certa che il sindaco parlerà proprio di questo, quanto è importante per i nostri ragazzi e per la nostra gente lo sport, e quanta salvezza potremo dare attraverso davvero il contagio dello sport ai nostri ragazzi. Spettatori Nau TV, vi ho mostrato, buongiorno, un po' di live dalla sala giunta di Palazzo San Giacomo. Anche oggi un evento importante qui al municipio. Sentite gli applausi finali dell'intervento dell'assessore Emanuela Ferrante, perché la commissione deciderà la prossima settimana chi tra Napoli e Saragozza sarà la candidata ufficiale per Città dello Sport Europea 2026. Quindi Napoli è arrivata in finale insieme alla città spagnola, e ci auguriamo davvero che questa decisione porti, come è successo per le Universiadi, un beneficio a tutti gli impianti sportivi per questa grande competizione del 2026. Noi vi daremo conto ovviamente in giornata nelle nostre rubriche, e poi aspettiamo da napoletani e da organi di stampa la decisione che arriverà nei prossimi giorni. Napoli è in pole position per questo grande evento, Città dello Sport Europea 2026. Per ora concludo da Palazzo San Giacomo, Paolo Fusco, Napoli per Nano TV.